Andrea Ballarè, sindaco di Novara, qui al seminario novarese appunto su Mafia al Nord, 25 novembre 2011. Ha chiuso il suo intervento rilanciando appunto su una collaborazione, la costruzione di questa città-comunità che vuole essere inclusiva, partecipata da parte dei cittadini per l'appunto. Grandi ospiti in questa giornata hanno posto appunto l'accezione sul fatto che l'infiltrazione ormai è un vocabolo assolutamente obsoleto, che si è dimostrato essere superato purtroppo da quello che è un termine ben più pesante e gravoso, quale quello della colonizzazione. La questione mafiosa diventa questione politica. La giunta che lei presiede ha già sui punti di L10 tempo fa risposto sulla volontà di accentrare appunto la questione mafiosa come un'esigenza politica ineludibile. A che punto siamo oggi e quali sono le prospettive per il futuro? Ma indubbiamente iniziativa sicuramente meritoria e molto ben riuscita, lo spessore di Don Ciotti non si discute, e anche degli altri relatori. È utile perché il confronto su questi temi è sempre importante. Siamo venuti io e alcuni assessori, c'era anche il direttore generale, siamo venuti molto volentieri ad ascoltare, a comprendere e a confrontarci su questo tema, che è un tema fondamentale per chi fa amministrazione. Credo che pensare di amministrare una città avendo il rischio di prestare il fianco a un'infiltrazione mafiosa sia veramente un po' il fallire quello che è il nostro obiettivo. Un nostro obiettivo che invece è un obiettivo alto, che parte dalla volontà di servire la città e vuole arrivare alla costruzione di una città in cui tutti si sentano partecipi quindi di una comunità. Questo termine io lo uso frequentemente perché mi pare che racchiuda bene il senso di dove vogliamo arrivare e di dove noi possiamo arrivare, essendo una città di 100.000 abitanti. Probabilmente a New York sarebbe più difficile applicarlo, o comunque si dovrebbe applicare in modo diverso. Quindi la collaborazione è importantissima nel momento, con tutte le realtà che ci sono sul territorio, con la procura, con gli uffici in genere, con gli altri enti e con i cittadini, per creare questo strato sociale fondamentale di ascolto e di grande sensibilità sui rischi che ci sono di non più infiltrazione ma colonizzazione. Il Comune ha alcuni temi che sono particolarmente vulnerabili, e che è il primo sostanzialmente è quello degli appalti che noi assegniamo e tramite i quali insomma, la colonizzazione può avvenire, è avvenuta, e poi ci sono anche altre piccole realtà, altri piccoli temi nei quali potrebbe avvenire. Noi per quanto riguarda gli appalti abbiamo già dichiarato e stiamo già mettendo in atto l'idea per cui non si applichi il massimo ribasso, ma si applichi il concetto dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E devo dire in tutta onestà che lo facciamo per questo motivo, cioè per un motivo di rischio dell'infiltrazione, ma anche perché pensiamo che sia lo strumento migliore per ottenere maggiore efficienza, maggiore qualità nella prestazione. Nel momento in cui noi ci poniamo nella condizione di non dover avere la foga necessariamente di essere rieletti dopodomani, oppure di essere rieletti fra 5 anni, perché questa foga vi garantisco che non ce l'abbiamo, saranno poi i cittadini a valutare quello che avremmo fatto, ci possiamo anche permettere di fare magari un appalto in meno, facendo costare un pochino di più quelli che stiamo facendo adesso, ma facendoli bene, però cercando di farli bene, cercando di evitare di far sì che, come oggi accade, un corso Cavour rifatto poco tempo fa sia già da rifare perché è stato fatto in modo vergognoso. Ecco, questo è un modo concreto. Poi entreremo sicuramente nel comitato di attenzione che è stato creato da Libera con Provincia, con la Banca Popolare di Novara, con Cariplo, che è stato istituito, e metteremo in atto tutte quelle anche idee, quelle iniziative che potranno essere utili per porci nella condizione di poter dire: stiamo cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per evitare che questa nostra bellissima terra venga ad essere ferita definitivamente e pesantemente da questo fenomeno terrificante. Grazie.